Bella a tutti, ragazzi, bentornati dal vostro Franceschino, Giorgino e Giulietto. E Giulietto, sì, raga, i teneri. Veramente, la Teneri United per voi. No, sono pronto per un nuovo fail, perché qui... Noi vogliamo più fallimenti in questo video, nel caso fosse possibile. Mamma mia. Tesla? Funken. Madonna, numeri uno. Al posto di Telefunken, non male. E questo ho stato io, ha detto. Ma è immune? Bene. Cominciamo a fallire come sono noi. Scusa, ma quanto è stato bello. Io tipo gli ha rovesciato addosso il caricatore. E lui ha riso. Tipo è stato fermo. E ha detto bene. Poi? E poi c'è tu tipo ha sparato un missile girato. Bene, fra, sei morto. Ti voglio veramente bene. Sei a 5. Ma se io non inizio con un con fail, sì, godo solo fino a metà. Se non faili, ma servono i medici, raga, i medici. No, fra, sei morto. Che bello, che bello. Tu gioca, cazzo, io. Ma che c'ho bello. C'ho il blocco mentale. C'ho il blocco mentale. Stai tiltando. Ma fra, tu non hai studiato il tedesco? Ma ti pare? Tu non hai studiato. Ma sei fumato che non hai studiato il tedesco? Che cazzo ne so. Tu non hai studiato mio questo gioco. Che c'è il tedesco madrelingua. Missile. Cioè, ma anche questi che ti attaccano con i missili. Ma porco cazzo. E poverini, cosa devono fare? Quei piumini devono attaccare. Sì. Tutto. Vedi Joe che è una persona saggia. Destra. No, è blindato, posto. È blindato la super capitana. Figa, mi ha tirato il missilozzo in face. No, io cazzo. Vedi, bro, dopo pochi secondi fra si riprende subito. Sig. Questa è la sua forza. Durk Camp. Ma cazzo, ma iniziamo con video qua, 4 fail. Sig, sig. Poi la gente dice, vedi, non sei pro come fa VJ. Cioè, poi mi fate venire l'ansia del prestazione. In video non siamo, cioè, vuol dire, siamo meno pro, penso, di chiunque sul pianeta. Però questo è un discorso. Ragazzi, saremo morti, quanti? 25 volte in due video? Della nonna Pina laser. E sono i fail di nonna Pina. Cos'è che era quella canzone? Tagliatelle. Tagliatelle. Come faceva? Così, uguale. Però la posto di fail c'è la tagliatella. Me la canti. allega un file audio dopo. Ma perché adesso l'ha one shottato? È una vita di pita. Perché ha sparato col missilozzo. Cioè, vedete, due scemi con i missili che si sparano. Uno prende, l'altro no. Mi sembra una giusta metafora di vita. Ma sta musichetta di Paul Bardo. Ogni tanto ci sono queste basi musicali, no, ma sono belle. Ma prima non c'erano un milione di persone, sì, qua. Ma non c'entrano un cazzo con, no, il setup. Ma io preferisco l'ambiente. Ogni tanto c'erano quelle da Inglourious Basterds, no? Che quelle sono giuste. Ma adesso noi che cazzo dobbiamo fare? Cioè, tu con un missile c'è tutti quelli che c'erano prima. Sì, ma che vita. Ma io non capisco, ma perché non possono fare un gioco dove tu sei nazisti e alla fine vinci? Cioè, non capisco perché. Perché non è politicamente corretto. Che vai a lavorare su una nicchia di pubblico che può piacere, ma può anche non piacere. Esatto. E poi tieni in considerazione che adesso avremo meno 20.000 iscritti per questa tua. Madonna! Ma non puoi scherzare su queste robe, lo sai, la gente è seria. Ecco, missili. Fia, neanche su chi vince le guerre nei videogiochi. Senti la chitarra, senti. Lo senti che stuzzica? È morto, capo. Spero il di quinto sì. Missile no, sul cadavere. E vabbè. No, è giusto. There is no kill, like over adesso lì entri, c'è il buco. Lì c'è un elicottero, spero che sia il nostro. Ma tu devi entrare nel buco. Devi imbucare. Anche questa è un'antica. Un'antica leggenda. Già. Nazista. Un'antica regola di vita, perché... Ma ti giuro, sta musica. Ma poi? Sì, d'accordo, ma poi? Spiegami cosa devo fare. Cosa ne so io? Mica lavoro a Bethesda. But the bar song we remember. Ma intanto questa non è la zona di prima. Ah, quella sì, lì era su. Quella dove c'era lo stronzo vestito di bianco. Dai, andiamo. Ah, questa qui è la zona dove dovevamo arrivare. Ma come cazzo faccio a entrare lì? E tu entra, ma se muori, cazzo te. Cioè, esatto. Sì, poi mi dicono falli. Volta più, volta meno. Falli. Cos'è? Cazzo. Bravo, fra. Vai in faccia ai colpi di mitra. Così mi piace. Anche quella è una skill. Quello è il tipo che dobbiamo cercare. E se sparavi il missile lo uccidevi? C'è la cinematic. Ho i documenti. E adesso? Dobbiamo fare in fretta. Lo shuttle lunare parte stanotte dal London Nautica.
Avrai bisogno di equipaggiamento, ma dovrai imbarcarlo come bagaglio. Non puoi portarlo in cabina. Tieni un basso profilo. Dovrai raderti e tagliarti i capelli. E di certo ti serve un po' di sonno. Recupera il tuo equipaggiamento dall'area bagagli una volta arrivato sulla base lunare. Fatto ciò, dovrai cercare quei codici di decrittazione. Ora, radersi e tagliarsi i capelli, io non vorrei dire, ma in tutto il gioco sei stato rasato con i capelli corti. Anch'io volevo dirlo, però. Ma soprattutto vi siete accorti che siamo su. Aspetta, aspetta, il poster che c'è scritto? Willkommen a... Benvenuti sulla luna. E per questo che ti dicevo che mi ricordava Metal Slug. Che vedi la parte a terra, la parte dove sott'acqua che tu non hai visto e la parte sulla luna. Ah, ah giusto che... Metal Slug 3. Non lo sai. Ma qualcuno ha capito dove devo andare? Gio, tu che ti orienti benissimo? Gio, tu che parli tedesco fluently. Secondo me devi andare off the mond. Comunque ci ha detto cosa deve fare, non dobbiamo recuperare l'equipaggiamento. Grazie. Sì, ma la nostra specialità è sentire quello che ci dice, ignorarlo e quindi perderci. Non è tutto più bello e emozionante? Assolutamente. Ma se tiri fuori delle armi così giusto? Ma! Ah! Hai notato? Sì, c'è il caricatore laser. Comunque c'è un punto esclamativo. Sì, tendenzialmente non lo fa utilizzare il caricatore laser, perché sennò se... Cioè, ti tenere un basso profilo, quindi tipo corri urlando sono gay, sono gay, sono gay. Comunque in questo modo farà piacere, immagino. Ma non mi può far entrare? Fammi vedere la... Secondo me non riesce ad aprire quella scatola. Ecco. Ah, è come in banca. È la bussola. Si chiama bussola sta roba qua. Non c'ho niente, cazzo. Ah no, c'ho la placca nel cervello. Ti ricordi la scheggia, sì, è vero, Giulio? Sì, ma non penso che lo noterà. È vero. Che hai del... Te l'ha detto. Minchia. E questo fra il discorso che ti facevo l'altra volta. Cioè, se tu non eri un soldato che sapeva polacco, tedesco, ebraico, ma in questo gioco già eri morto. Morti, ma tipo da morto. Sono tutte ste lingue. Sì. Sì. Anche ebraico, sottolineo che. Cioè, le sai, quantomeno le hai usate tutte. Non quindi... ho capito, come cazzo faccio ad arrivare? Ah, dai. C'è pure la corazza? E la gente naturalmente non si sospettisce che un ufficiale... Wertmüller? Ascia? Sì, no, che pensavo che fosse un bastone da passeggio da gente. Ma infatti... Ma perché, scusa, lo stile prima di tutto, anche se e la mia nazisti... ascia! Sì, ma dov'è... Ah! Caroline, Anya, mi ricevete? Blazkowicz, rispondi Blazkowicz. Senti, puoi aumentare il segnale. Blazkowicz, mi senti? Com'è la situazione? Beh, sono sulla fottuta luna. La sua boccaccia. La ripulirò con il sapone. Ora, Blazkowicz, l'obiettivo è rubare i codici di decrittazione situati nel modulo di comando. Per raggiungere il modulo di comando dovrai procurarti una tuta spaziale e recarti lì a piedi, attraverso la superficie lunare. Tutto chiaro. Credo in te, William. Io no, però vabbè. Tengono le tute spaziali vicino alla decompressione. Per raggiungerle ti conviene passare dagli alloggi dell'equipaggio e proseguire per i laboratori. C'è l'uccicone lì. Ma lo prendiamo. Ah, ma questo qui è quello portatile o Issa? Oh no, Issa. Achtung là. No, cosa fai? Ha tagliato. Questo qui in realtà è di base un tagliatore laser, oltre un fucile. Ma se lo usi in faccia a uno per il tagliatore laser? È un'antica leggenda. Che cazzo devo fare, scusa, una volta qui? Devi interagire. Probabilmente devi metterci qualcosa che non hai ancora. E se fai con il... Ma secondo me devi fare qualcosa che non hai ancora. Vabbè. Ma che armi ho? Non cazzo. Hai il coltello, capo? Qui il tuo travestimento è durato a lungo. Sì, è servito a molto soprattutto. Sei soldato spaziale?
Comunque questa meccanica di gioco, questo coso che si ricarica, mi dà veramente Che cazzo devo farci, Gio? No, ma è colpa tua, che cazzo mi hai fatto te? L'ho programmato io. Ma qui c'è un caricabatterie. Ma vai a recuperare le armi, capo. Oh, potenziamento fucile di precisione. Ah, ho solo fucili di precisione. Non è un po' sbatti? Vado. Io invece, perché ricaricare il laser ogni 5 secondi è comodo. No, no, anche questo è vero. Aspetta, guarda che figata. Cosa? Metti? No. Sai che sarà una cazzata? Quel robo lì si arriva a quello. No, lì giù, lì giù. Qui si può tagliare. Ah, ok, sì, giusto. Aspetta. Ah, questi così qua. Sì. Okay. Fanculo. Ma tu l'avevi visto prima, scusa. No, se no te l'avevo detto prima, che sono stronzo. No. E vabbè, adesso apro la porta. Qualcosa. Sento l'audio, mi si è staccata la gola. Prova a vedere cosa c'è qua in giro. Tac. Qua non c'era un'arma, questo. Pieno. Pieno per prendere per il culo? No, scherzo, no, non c'era niente, quindi... Adesso mi... Cos'è 100 milioni di energia? Metti l'altro fucile. Dove vai? L'ha aperto la porta di qua. Ah, sì, sì. Vedi una seconda scena. Me lo sento che ti arriva una tuta in faccia. Proprio così, dici. Salva. Non puoi corpo a corpo, vai corpo a corpo. Sì, sì, i coltelli sono efficacissimi. Peccato che mi hanno già sgamato. No, no, non ti ha sgamato, lì c'è il... Lord Casco. Al massimo. Cioè, sai, c'è il guardaroba di elmi, sei diventato un feticista degli elmi. Come faccio? Là c'era una corazza, non so se ve lo ti... Sì, c'è al massimo. Ah, okay. Ma lì c'era un tipo che andava avanti e indietro. Cioè, fra lo ignora. No, è andato più avanti. Ah, sì? Non lo vedo più. Scusa, tu lo vedi? Prova a dargli un colpo con questo. Eccolo là. Ma il colpo in testa. Fagli vedere chi... E comunque fa rumore. Sti cazzi. Vai. È vivo. Cosa hai detto alle armi? Sì, ma... Ah, lì c'è il mitraglione. Ma cazzo, tra l'altro non sono... Ma... Era tanto che mi ammazzavi un cane. È vivo. Ancora? È vivo. È vivo. È vivo e lotta contro di noi. Scarico, scarico. Corpo a corpo. E adesso che scarico? More corpo a corpo, capo. Corpo a corpo, me lo sento. Scarico, scarico, scarico. Corpo a corpo. Corpo. Fra, ha lanciato un coltello nel vuoto. Ma di cazzo sono? Oh, era... cazzo. Quindi era per questo che andava fatto lo stealth, perché sennò... Ma non riesci a farlo lo stealth, perché cioè in verità appena verità ti scopri... vi dico un ma piglia il mitraglione! East House Stahl! Il mitraglione, se leggi il contrario evochi i fallimenti di Franco. Stahl è l'acciaio. Ferro, che cazzo è Stahl? Io ho visto una foto di Stalin quando aveva tipo 20 anni. Ed era un bell'uomo. Oh, te lo giuro. Ma non era un bell'uomo, sembrava tipo un cazzo di Jordi fashion victim con la barba tutta tagliata. Ed è successo qualcosa nel mentre. Ma no, cioè nel senso all'epoca non penso che la gente si conciasse in quel modo. Vabbè, ma cazzo, se è Stalin, cioè parlando di... Ma aveva 20 anni, capo. Era un trendsetter. Bene. Colpa mia. No, no, è un bene così. Ma è cieco? Questo qui? Sì, sì, sono cieco. Tele del Fest.
È vivo. Ma come cazzo fai? Bravo, Fra. Lanciare i coltelli per dare sempre messo. Ma devi prendere quella cazzo di arma. Perché sennò sarà solo uno stupido. Oh. Figa, hai visto che dice capriolone? Secondo me è qualcuno anche dietro. No, cazzo. No, c'avevo il fucile. È qualcuno anche dietro, eh. Dove l'hai visto? Ah, lì. Non ho visto, l'ho visto no, ma si nascondono, eh. Non è che... Non vengono a fare la carne da macello proprio. Non stanno lì vestiti di rosa. Che dicono, hey, eat me here. Poi che ti sparano anche di là, eh. Sì, ma di là non mi colpisco, mentre questo stronzo sì. Avvisavo su. Lo vedi, Fra, lo vedi che stuzzica. Oh. È immortale, mi sa che è quello corazzato. Corazza munita. Lascia le armi superiori per andare quella avanti. Cassa ma perché aveva esaurito le... Quella cassa si apriva con scherzato. Il coso, eh. Allora, lo vedi là. Morto. Ah, adesso muore? Culo. Mezz'ora gli ho sparato. Raga, la cassa, c'era una cassa qua. Dove? Questa qua, vedi che è... Questa è una di quelle. L'importante è che ci sia la cassa. Bravo, casino Gio. Per un'armatura. Che cazzo devo dire? No, non lo sapevo. Not your fault. Non puoi saltare qui. No, aspetta, adesso ti faccio vedere cosa siamo abituati a fare io e Giulio quando ci abbiamo la zista. Ho sbagliato, forse era lì. È qui? Sei sicuro, Giulio? Te lo ricordi bene? No. Cosa fai? È qui, è qui. Vuole ricaricare il mitraglione. Mitraglione. Bene. Ah, così? Sì. E ora? E ora andiamo a fare quello che ci riesce meglio. Te lo devo spiegare. Tutti? Andare a mangiare i punti interrogativi. Ma tutti i punti interrogativi cosa mi rappresentano? Ma soprattutto perché se cazzo il punto esclamativo è lì, io sto facendo il giro dell'oca. Magari non ci puoi arrivare direttamente. No, sì. Ah! Perché... No, ma l'avevo già caricato, no? Chi? Sì, va bene. Ma non è un pulsante. Che cazzo è? È carico. Devi andare. Ma cos'è? Ma noi siamo entrati da qui? Il punto di domanda cos'è? Sì, comunque. Vai al punto di domanda, capo. Eh no, mi sa che questo è nuovo, Giulio. Capo, vai al punto di domanda. Chi è nuovo? Dov'è il punto di domanda? Sbatti, figa. Perché ridi? Che come cazzo? Perché hai aperto la mappa, hai visto dove eri, sei andato all'incontro dalla parte opposta. E cazzo, è un labirinto qua. È una stanza tonda. Ho capito, senti. Su due piani ma tonda. Allora, innanzitutto tu Gio non devi ridere perché tu lo sai che... Questo è il nuovo livello del fallimento epico. Perché oh, siamo morti? Te l'ha spiegato Eisenstein und Stahl Wirstein Geschloss. Sto gioco mi stava andando a imparare. Te lo dice se tu leggessi. No, da capo! Godo tantissimo proprio. Ma perché godi tantissimo? Perché il mondo è severo, ma è nemmeno. No, raga, il punto di domanda è tipo. Qua. Magari è la porta lì, prova ad andare a vedere. Magari è questo, scommetti. Così non è codice enigma. No, è funzione 12. Vedi che non c'è più. Ah, la mappa, aspetta. Fai vedere la mappa. Eh sì. No, ma da qui dove minchia dovevamo andare? Dovremmo riandare giù, no? No, giù è bloccato. A meno che andiamo in B. Vai in B perché in B. In B mi sa che ti mandano a B là. No, lì è bloccato giù. Te lo dico, lì è bloccato. Perché è scemo? Si carica la cosa. Anche il fucile si ricarica con quello. Ma sei nella direzione giusta? Controllo. Siamo una sola direzione.
In basso a destra. Ah, mi sono teletrasportato. Sì. Ma perché? Che senso ha? Perché è il collegamento tra le due mani. Grazie. Vai, no, giù, lo vai, capite, giù. Devo far... capito, vai giù. Salva. Minchia, meno male, cazzo. Incubo, gli otto salvataggi. Segnale, per nemici, uccisioni. Servizio che collega gli alloggi dell'equipaggio ai laboratori. Trova il modo di accedervi, William. Abbassati, sei stealth. Sì. Tecnicamente dovrebbero avere anche i silenziatori. Ah, li ho visti, li ho visti. La confraternita del l'attacco, metallo. L'attacco corpo a corpo come si farebbe? No, aspetta, vai vicino lì. C'è una catena lì. Vai vicino lì, per favore. C'è una catena lì da tagliare. No, 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 che esplode. No, magari è fatto apposta, no? Che cazzo spara? Però vedo che anche tu. Cos'è? Bene. Quello? No, no, aspetta, scusa, giù. Ecco, bravo, fai quello. Tasto destro. Oh, cambiare? Si è scaricato però, Gio. E cosa ci devo fare? Ricaricalo. Ah, con cosa? Non questo. Ma perché? Ma è bella la grafica, eh? Gio, cosa dici della grafica? Posso sparare. Minchia, si è scaricato. Com'è che si usa sto coso? Con pigiando questo. Dai, lo dice. Cosa sta facendo? Ho usato le granate da corpo a corpo. Mamma famosa. No, il quadrato, quadrato. Perché quadrato? Ma perché cazzo sei ritornato qui e non hai preso le munizioni? No, non lo fare. Lascialo dov'è quello. Dai qui un attimo. No, no, no. Cane. Cane. Ma, no, ma, cosa, ma quanto fanno cagare queste cose? Ma sono idee Fisher Price. No, non ti giuro, ma cosa cazzo sparano? Cazzo. Dei mortaretti. Dei... È scarico. Puoi ricaricarlo? Cos'è, solo i fucili di destra? Oh, questo fa cagare. Questo che cazzo è questa merda? La stessa pistola di prima, ma singola invece che doppia. Però muoio. Non puoi andare a prendere un po' di... Io voglio rompere però questa cazzo di catena. Ma noi non avevamo il mitraglione. No, perché l'hai abbandonato. Veramente. Quello sarebbe per ammazzare i nemici. Ecco perché sei morto. Perché ti è uscita sta cosa qua in faccia prima. Quello sarebbe per ammazzare i nemici. L'abbiamo capito, forse. Puoi ricaricare lì tutto. Puoi, lì puoi anche segare. Carica anche il laser work lì. E puoi anche segare lì di fianco. Però io prima di segare andrei a prendere, al di là dei doppi sensi, tutte le munizioni che hai disseminato. No, aspetta. Oh. No, questo cazzo. No. No, ma perché? Perché? Ma forse se li sparo ancora? Esatto, piglia fuoco. Singolo. Vai, ma perché mi tragli? Non c'è equippa, disequippa la cosa fast? Con questo no. Comunque c'è un altro punto di domanda da queste parti, eh. Lì dove devi andare? Che cazzo è che... Chi è, chi è, chi è? È qualcuno vicino a te, direi. Ma, ah, perché tu la lasci per terra la cosa, ancora? Non la cambi? Questa no, perché questa è grossa e non te la puoi portare dietro. Ma vaffanculo. È morto? Sì, ho capito, ma hai esaurito tutte le munizioni, guarda. Questa buttala che scarica. No, no, metà ce l'ho ancora. Metà può... Guarda, lì c'è il simbolo di Sbiricuda. Cosa fa? No, dove vai? Qui dove devi andare. E ma la mappa? Ora cazzi vostri. Ma non c'erano punti interrogativi? C'è, là dietro. È su bianco, ma c'è. Puttana. Come facciamo adesso? Ce ne facevano meno. Dai, vabbè, oh, amen. Due ore così adesso, che quando si sale. E zac, i disiscritti. Ma da quanti milioni di anni stiamo registrando?
No, Diario della Mignotta, basta. Da 34 minuti. Veramente? Che potremmo anche fare. Vabbè che con i tagli diventerà un po'. Diventeranno 5. Esatto. Dai, però poi aspetta. No, cosa fai? No, hai sbagliato modalità. Noi vi diamo appuntamento alla prossima, mi raccomando, state... Quando impareremo a tagliare le casse. Bella di padella. Bella. Ciao. È più in basso.